È un'area di imbarazzo per la città soprattutto e di confusione per i cittadini che nel corso della campagna elettorale hanno visto i due forse principali competitor coinvolti in situazioni giudiziarie. Se non si è liberi da questi vincoli morali, se bisogna pensare sempre se il primo cittadino può essere coinvolto o meno in storie di qualunque natura, è chiaro che viene anche più difficile poter rappresentarsi nel contesto più generale, regionale o nazionale. Noi siamo quelli che sono partiti proprio dal basso, quindi probabilmente per noi si è anche aperta qualche possibilità in più. Io dubito che qualcosa al di là di uno slancio da parte dei cittadini, proprio sotto il profilo del giudizio critico, ci possa favorire più di tanto. I 5 Stelle sicuramente potrebbero essere più favoriti, perché loro hanno sempre portato avanti questa bandiera dell'onestà che a me, ripeto, non è che mi convince tanto. Chiunque venga eletto ha un obbligo ben preciso nei confronti della cittadinanza di sbracciarsi e di mettersi subito al lavoro per cercare di recuperare effettivamente il degrado che questa città ormai è dilagante e imperante. Siccome moralmente mi sento a posto, non ho minimamente esitato a proseguire e a non dimettermi. Passo indietro avrebbe inteso come se in qualche modo avessi qualcosa da rimproverare. Io non ho nulla da rimproverare. Io non sono corrotto. Fin dall'inizio abbiamo tenuto dei toni abbastanza pacati. Fare gli scalmanati, scaldarsi quando invece c'è semplicemente da augurarsi che gli organi inquirenti facciano il loro lavoro come pensiamo che fanno, nella maniera più tranquilla, più serena, è l'unica soluzione possibile. Così come eravamo ottimisti all'inizio e facevamo un certo tipo di lavoro tra la gente, abbiamo continuato a farlo anche nelle ultime due settimane, negli ultimi 20 giorni, nello stesso modo, perché pensiamo che l'unica direzione, l'unico lavoro che realmente in questo momento sia importante sia comunicare le idee, discutere con i cittadini, ascoltare loro.